Io lo sapevo, Maremma, dov'è? Maremma pestà, puttana ladra, troia della miseria, assassina, delinquente, nana. Tu va a fucecchio, tu va a fucecchio, tu va a fucecchio a vedere la situazione. Come dai, vado, sono finito. Tu va dritto, poi tu va per Baugiano e sono finito io. Maremma pestà ladra. Il navigatore un fa e un capisco. Io un capisco perché. Allora, qui mi dà. Questa è una nave, ma dove sono finito? Ma che roba è qui? Ma è un campo rom. Ma qua sono aiolo, sono aiolo. Chi è lei? Bello Dio, buono, questo vedo. Che cosa questo, sta facendo? Tuo figliolo, quel piccino che ha fome. Ma no, ma no, no, ma, no, ma chi è lei? Il telefono dei cinesi da ma non è il telefono pagato da italiano mafioso, italiano tutti mafia. Ma cosa sta italiano dicendo? Italiano mafia, sei venuto con mia cosa. Ma mia come? Cosa bella, guarda il mio road bella. Ma dove? Ma è la sua villa? La sua villa? Ma se c'è la villa? Ho lo stress, vado di cosa che ho, fida stanchezza, vado. Ma che vuol sempre dire? Sempre a lavorare, sempre a rubare. Ma vai di notte, entra, scappa, come fai? Ma come cosa fai? Dice? Non c'è, attenzione, occhio quando guardi il mio occhio cattivo. Ma cosa occhio, succede se guardi il suo occhio cattivo? Io prendo coltello, Dio buono, ti sbrucio fratello. Ma no, ma leva quella fai. Prendo pancale, spacco montale, managia. Allora io mi sono perso, va bene? Managia. Sto mi hanno detto vai a fucecchio a vedere la situazione perché domenica si va a fare lo spettacolo. A fucecchio, managia, a fucecchio. Lei c'è mai stato a fucecchio? A fucecchio una volta ho fatto un appartamento a fucecchio. Che bello, senso ho fatto un appartamento? Ho fatto un appartamento, Dio buono, vai. Ma no, ma no. A fucecchio, ma no. Oh, col coltello fuori, guarda, io ho fatto un spezzatino. Sì, ma non lo no, prendere. Fuori, mi fido. Managia, prendo pancale. E cosa fa con pancale? Spacco montale? Ma come spacca montale? C'è mio figliolo che non lavora, disoccupato, è piccino. Ancora bene, ma come non lavora? Ma quanti anni c'ha? 4 anni, Dio. Ma non può lavorare, e non so chi vendere, nessuno compra. Ma che vuol dire? Perché c'è la crisi, nessuno compra, bambino piccino, managia. Ma non ci credo, ma anche poi c'è anche mia figliola, quella bella. Mia figliola, quella bella che lavora, che fa la modella, fa la modella sulla statale a volte dalle 7 della notte. Vieni mia figliola, bella. Ma chi è? Ma cos'è sta roba? No, no, mi lasci in pace, ma che è? Mia figlia, se qualcuno vuole amore con mia figlia bella, che schifo mia è. Figlia bella, ma ha preso da lei c'ho, anche c'ho una figliola un po' più brutta, ma quella va bene. No, quella guarda, no, non me la faccia quella. No, guarda, no, ma managia, schifo è. Questo cellulare, guarda, io ti prendo allora, fratello, ti sbucio fratello. Visto che siamo a Prato, managia, aiolo qui, non smischiamo merda con cioccolata. Che quale merda di cioccolata? Iolo, è una frazione. Iolo, ma cosa Prato dice? Prato minore. Cosa dice? Allora, lei ha saputo di quel. Ma che cos'è sta roba? Figliola, come si chiama? Come notte, si chiama signorina? Isabella. Ma perché lei non parla? Lei non parla perché io ho fatto operazione di tonsille da cicchina. Ma come? Ma e ho tagliato tonsille per ma fare. No. Sì, ma perché? No! Per fare, fare cosa? Per fare compassione. Quando era piccina gli contavo sempre la canzoncina. Ah, ma allora certo, lei ha un lato tenero, certo, come tutti. Come tutti. Come De Gregori diceva, Mussolini ha scritto certo, anche certo. Poesie. Ma cosa fa? Io contavo roba? Sempre. Perché? Io devo... Nina nana nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò a spacciatore, managia. Ma no, ma perché questa, questa figliola che lavora sempre di notte si fa un culo bestia, così, ma si fa un culo. Non poi la vedo ben curata anche sì, capelli, bella, cioè. Perché tu non hai visto. Mi manca mezzi denti, ma insomma. Ha preso da mamma? Ha preso da mamma, guardi. E allora sono curioso di conoscerla. Ma certo, noi 23 di luglio si va a Fucecchio a rubare. Anche voi. A rubare fai pubblico di Toscana, vuoi vagliare Borsellini, portafoglio. Cosa fa? Che mezzi portafoglio. Fa? A proposito di rubare, visto sempre che lei è carica, di Prato, scarica, carica. Che attività fa, scusi? Faccio un discorso di import export, diciamo, io faccio entro esco, una cosa più veloce, una cosa managgia. Che roba è? È una cosa, sai, che mi occupo di oro, mi occupo di argento, un po' di rame, di queste cose. Ma quindi anche elettrodomestici, magari? Ma sai, se capitava, se qualcosa di buono. Ora torni poco, Perché? Ora non è più come una volta che andavi dentro appartamenti, trovavi televisori di Philips, di Sony, che ora tutta roba di cinese, già giamai, ma managia, tutta roba falsa, finta, tutto no. Cinese, managia. Ma come non c'è più divani di una volta, di quarrata, ora ci sono divani di buono, di cinesi, ma di compensato, no. Di truciolato, managia, come fai? Come fai? Però televisori... Sai, ecco, l'unica cosa buona è che ora i televisori sono fini, prima erano grossi, pesi, scarica, ora sono fini, li porti anche 3-4 alla volta. Ma qualcuno ha delle domande? Ciao,
fare lo zingaro d'aiolo, cioè nessuno è... scarica, sempre a pagare tasse. Ma è vero che anche lei, ho letto sul giornale che hanno il signor Toccafondi, il presidente del Prato, è stato arrestato, quasi arrestato. No, persona, Toccafondi, mio amico. Bravo, suo amico, non ne dubitavo. Ma io portavo sempre i ragazzi a lui, no, a giocare a calcio, lui mi piazzava, sì. Io piazzavo a Toccafondi. Io non avevo dubbi che c'era qualcosa sotto, quindi, tagliolo. Noi a mangiare lì dietro di Toccafondi, a ridere qui in piazzola. Abbiamo una domanda. Con Buffoni, Con Buffoni, sempre qui, tanto il campo di nome. Certo, fate una braccia. Fra comunisti e Bulgaria. No, Bulgaria. No, cosa ci comunista, Scusi, abbiamo una domanda. Italiano fascista. Domanda, basta. È una richiesta. Marco Berti scrive: venite a Forrottoli. A Forrottoli. Fia sfare. Alla fia di vino. Ah no, alla festa di vino, a Forrottoli. Dove? A mangiare, io sempre andare a rubare a Forrottoli Borsolini. Cosa festa, va a rubare? Alla a festa di vino andavo a Forrottoli. I baffi attaccati con lo scotch. E mi casco i baffi dallo stress, mannaggia. Forza. Mannaggia, guarda. C'ho anche i baffi di buono. Come fai? Non c'hai soldi per andare da parrucchiere? Io buono questi italiani fascisti che vanno a fare spacconi con barche ai mare. Dove, e io che rubo appartamenti in agosto, ma faccio un culo a lavorare. Ma mentre voi siete in ferie e io sono a rubare, Non può andare a rubare, la gente lavora, La gente lavora, allora lavorate di più, perché? Perché io ora non trovo, c'è poco da trovare rubare. Una volta c'erano macchine belle, ora tutte macchine poco buone, che macchine cinesi di buono, come fai? Managia, abbiamo una domanda. C'è una domanda, vai. Riccardo Parrini chiede: lo zingaro che squadra tifa? Lo zingaro tifa, lo zingaro, sai, tifa Prato, ma perché? Perché con Toccafondi c'è l'inizio. No, ma non è vero. A mangiare qui spaghettata, anch'io Con l'acqua della Brana. Certo, veniva qua, veniva, certo, qua. Veniva qua a roulotte. Qua in roulotte. Ma perché cosa? No, l'ha imparato qui in Italia. È una parola che si impara. Sai, noi parlare come mai sopratisse. Mai, aiolo. Vabbè, perlomeno non sarà come tutti gli zingari che rubano. No, io sono un singolo educato. Io non faccio come gli altri zingari. Sembra un signore a vedere. Io sono un signore, guarda, un ladro gentiluomo. Non faccio che come fanno gli altri zingari che vanno in casa. Come fanno? Fanno caccata sul tappeto, fanno poi mentre dormi ti pisciano in bocca. Ma chi? Io invece no, io spasso trucioli, spacco finestra, non faccio mai casino quando spacco, faccio sempre tutto un silenzio. Vabbè, poi io busso, se c'è qualcuno con via. Ma che vuol dire? Non sono educato, non so che faccio. Cosa fa? Si finge testimone di Geo, ma cosa? Poi io vado anche aiutare i vecchi, pomeriggio soli in casa. Ma dove? Io gli faccio una cosa. Lo sai quanto spendo io di cloroformio? Ma no, ma lo voglio sapere. Ma dove vai? Io faccio quello di bene. Li metto a letto. Metto a letto. Faccio dormire vecchi, anziani con quello formio. Sto addormentano. Un servizio. E io faccio servizio, pulisco casa. Daiolo, guarda che di buono. Lei va a pulire a casa degli altri. Ci vuole tu. Ci chiedono se conosce Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, managgia, Ibrahimovic, veniva a dormire a casa mia una volta, una volta Ibrahimovic ci fece caccata in roulotte. Una caccata in roulotte, se era sentito male, tutta. Perché? Non c'era carta igienica, che è scivolato. Dove? Managgia, mi ha fatto tutta l'impronta di merda sulla tenda. Managgia. Ibrahimovic, non posso non evitare mai a scena. No, a casa mia non ci viene. Paolo Marchini scrive: Maremma Maiala, come voi siete brutti. Siamo brutti, Siamo brutti, ma lui è più brutto, Ma perché sono più brutti? Questo Jerry Scotti, ma non sono Jerry Scotti, te lo dico ma io. Ma perché Jerry Scotti? Il nuovo Jerry Scotti di futuro, cazzo, è un futurone, Ma la pubblicità di riso? Di riso? Di riso Scotti? Ma perché mi fa riso Scotti? Managgia, scelte domande, managgia. Noi vi aspettiamo, managgia, il 23 luglio a Fucecchio, alla festa... Un gatto! Che cazzo è questa qua? Io leggo mano, legge le mano? Ma provi! Legge le mano? Che ci legge? Che ci legge? Managgia! Cosa? Managgia! Che succede? Che succede? Ma fammi stare il sito, vai! Ma perché? Cosa c'è? Ora però di che è sto gatto morto? More, è morto, È morto, Cosa ha letto? Io vedo la morte, Ma dove vedi la morte? È morte, tutto per tutto morte, Ma perché? Ma io vedo anche un uomo, Un uomo dove? Vedo un uomo che viene a rubare il suo appartamento.
vinto. Perché potrebbe essere lei? Ho questo presentimento. Vede solo questo. Ora vado via, vado via, vado al fuscecchio. Vai già, si mette avanti. Ora fuscecchio a fare i segni sulle porte. A fare i segni sulle porte. Io fa anche pittore. Pittore? Io vado ad andare a fare. Sono i segni che fate per entrare nelle metto case. Tutti i numerini, fare i segni, i simbolini sulle porte di casa. Pittore. E faccio il pittore. Lo scultore. È una passione. È anche un artista. Questa passione di fare i segni su campanelli. Andare. Venire gente a casa mia, stare un po' in compagnia, cantare Bulgaria. Bulgaria con Ibrahimovic. Attenzione al mio occhio cattivo. Ma no! Io prendo a portella, ti sbuscia fratella, eh? Ma perché? Okay. Occhio cattivo. Ora io vado a fare turno, a portare figliolo a battere. No! Figliolo no. A fare battuta. Via Firenze. Via Firenze. A Empoli. Via Firenze. Dove la porta? A Porto Aiana. Ma Aiana? No, o a Empoli, Aiana, guardiamo un po' dove. Empoli, questa figliola bella che tutti vogliono fare l'amore. Ma chi vuole fare l'amore con quella tutti cosa? Tutti figliola che vogliono comprare perché è bella. Ma chi? Bella. Ma chi la vuole? Ma no. Che lingua è? Dammi i soldi a Bada. Io prendo i soldi perché fate? Non no, fare cazzo, no, io sono come genitori cattivi. No, che vizia figliolo. Che cazzo fa? Che vizia figliolo. Vizia figliolo. Io prendo i soldi. Ma la signorina, ma quanti anni ha la signorina? 20. Ah, allora maggiorenne. Meno male, via. Meno male, vai. Uno sceglie la vita. Guarda, facevo più affari quando ero minorenne. Meno male. Perché no, grazie. Perché? No, che schifo. Via. No, non importa. Vuoi fare il fica? No, grazie. Non sto bene. Vai, 20 euro di bocca fica. Ma no. Un figliolo. Vai dietro il rullotto, vai. Ma dietro il rullotto? Vai dietro il rullotto. Via, buono. E dove? E dove?